Giardina. Presente. Gullotto Maria Cristina. Assente. Mancuso. Pillera Alfio. Assente. Anzalone. Mollica. Presente. Russo Maria Serena. Presente. Rafia Santa. Presente. Sindoni Sara Anna. Assente. Sariti Rosario. Presente. Ceraulo Vincenzo. Assente. Bordonaro Alessio. Presente. Paladina Carmelita Maria Rita. Presente. Sgroi Francesco. Presente. Grilla Antonino. Assente. Scalisi Carmelo, presidente. Presente. Allora, questo è un consiglio ordinario. Leggo, prima di iniziare, una nota che mi è pervenuta giorno 10 dai consiglieri di minoranza. Al Presidente del Consiglio Comunale e consiglieri comunali. Oggetto richiesta convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 25. Sottoscritti consiglieri comunali Ceraulo Vincenzo, Sindoni Saranna, Pilleralfio, Gullotto Maria Cristina, Grillo Antonina, ai sensi dell'articolo 25,1 del vigente regolamento di Consiglio Comunale, espongo la seguente relazione. Signor Presidente, constatato il perdurare della gestione della struttura sportiva Artilio Grimaldi, campo di calcio palestra Gambettiere da parte della società sportiva Gnurandazzo, società che gestisce la struttura sportiva tramite una convenzione che a oggi è stata disattesa la maggior parte delle sue prescrizioni, nonostante siamo passati 3 anni dalla sottoscrizione della stessa, nonostante numerose richieste e chiarimenti più volte posti agli iscriventi, constatato, chiediamo la convocazione di un consiglio comunale. Noi ci eravamo messi d'accordo con le minoranze in una riunione dei capigruppo che oggi si sarebbe tenuto il consiglio comunale in maniera ordinaria su questo primo punto, e poi c'era un'altra delibera proposta dall'amministrazione che era Randazzo, per candidare Randazzo ai borghi più belli d'Italia. La minoranza mi fa pervenire una nota nella quale loro precisano che la convocazione al Consiglio, i 5 giorni per la convocazione del Consiglio, signor segretario, scadono oggi, e quindi benché noi siamo, la maggioranza è presente con i suoi 11 consiglieri che potremmo tenere il Consiglio, ritengo che visto che il Consiglio è stato da loro richiesto e che noi siamo qui anche per dare voce a loro, loro sono assenti, però per questa volta, se la maggioranza è d'accordo, io concluderei il Consiglio per dare la possibilità alle minoranze di essere presenti, visto che hanno proposto loro un punto all'ordine del giorno sulla quale io ho convocato il Consiglio. Prima che parli il consigliere. Sì, Sindaco, prego. Signor Presidente, signori consiglieri comunali, io prendo atto della nota che hanno scritto i consiglieri comunali di minoranza chiedendo di rinviare questo consiglio comunale o questa seduta del consiglio comunale, poiché ritengono che l'avviso di convocazione del consiglio comunale non gli sia pervenuto nei tempi regolamentari, ossia 5 giorni liberi utili prima della seduta. Io nulla osta da parte dell'amministrazione comunale, signor Presidente, affinché questa seduta, vuol dire, venga aggiornata, rinviata, venga conclusa e sia riconvocata con un nuovo ordine del giorno. Avevamo come argomento da discutere, oltre che l'argomento proposto dalle minoranze, avevamo una delibera che era quella proposta dall'amministrazione comunale, anche da lei supportata e suggerita, signor Presidente, che era quella di candidare Randazzo come città borgo più bello d'Italia. Tra i borghi più belli d'Italia. Borgo dei borghi. Comunque ritengo che non ci sia una scadenza per cui possiamo rinviarci ad una nuova convocazione, però signor Presidente le chiedo se è possibile, noi abbiamo già approvato 2 regolamenti, abbiamo approvato in giunta 2 regolamenti, per cui ritengo e spero che i consiglieri comunali
di maggioranza si esprimono su questo, di volerla impegnare affinché nella prossima convocazione vi siano anche i due regolamenti come punto all'ordine del giorno. Grazie Presidente. Grazie signor Sindaco. Ci sono interventi della maggioranza? Sì, prego. Prego Vice Sindaco. Grazie Presidente, ovviamente intervengo anche come consigliere comunale perché sono stato presente in conferenza dei capigruppi e mi piace ricordare che la data di oggi è stata decisa, è stata proposta addirittura dalle minoranze. Se dovessimo proprio seguire il regolamento passo passo, questo consiglio in realtà potrebbe tenersi e concludersi nello stesso momento, però credo che il suo intervento, ritengo politica, tutela delle minoranze, a rimarcare il fatto che si possa discutere in realtà degli ordini del giorno che gli stessi consiglieri di minoranza hanno richiesto, è certamente sposato da questa maggioranza, da questa compagine politica. Prendiamo atto che oggi i consiglieri non si sono presentati e prendiamo atto soprattutto che è sua volontà politica a questo punto dell'amministrazione, ma immagino anche della maggioranza politica, di affrontare a data da destinarsi questi ordini del giorno. Seguo all'intervento del sindaco nel rimarcare il fatto che in questo periodo più volte si sono unite le commissioni consigliari per l'approvazione di ben due regolamenti, uno che discute, parla e sancisce la convivenza del centro per gli anziani, dove sia consiglieri di maggioranza che consiglieri di minoranza hanno dibattuto nella commissione regolamenti. Successivamente è stato affrontato anche un ulteriore regolamento sulla possibilità in determinati casi di riunire i consigli comunali anche in videoconferenza, quindi personalmente, politicamente, ma ritengo che sia anche un'idea della maggioranza e della Giunta di valutare, Presidente, l'opportunità al prossimo Consiglio Comunale di affrontare anche questi due ordini del giorno, appunto l'approvazione del regolamento per quanto riguarda il centro per gli anziani e l'approvazione per quanto riguarda la possibilità e quindi il regolamento che regolamenta appunto il Consiglio Comunale anche in videoconferenza. La ringrazio. Grazie Vice Sindaco, nonché Consigliere Anzalone. Bene, ho visto che la maggioranza è coesa e compatta sul rinvio di questo Consiglio, non, tecnicamente io lo devo concludere, sicuramente c'è un intervento del Consigliere Serena Russo. Prego Consigliere. Volevo semplicemente dire a nome di tutta la maggioranza, come ha già detto il Consigliere Anzalone, che chiediamo insomma che questi due regolamenti che già sono stati disquisiti in prima commissione vengano aggiunti come ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale, in modo che possano essere poi discussi e approvati dal Consiglio. Soltanto questo, grazie. Grazie Consigliere. Va bene. Propongo al Consiglio di votare la conclusione, alla maggioranza presente di votare la conclusione di questo Consiglio, che sarà nuovamente calendarizzato. Prima comunque ci sarà una conferenza dei capigruppo il prima possibile per riconvocare il Consiglio. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Accordo all'unanimità. Il Consiglio è concluso. Buona serata a tutti.